Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelto io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi delle parole che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. È la festa di Santo Stefano, diacono e primo martire. Ci chiediamo perché la liturgia ha messo questa festa di Santo Stefano oggi, subito dopo il Natale del Signore. Perché, vedete, in ogni gara si festeggia sempre il primo che arriva. Anche Paolo ha pensato alla vita cristiana come a una corsa, e lui dice nel termine della sua vita: ho terminato la mia corsa ed è arrivato primo Santo Stefano. Quindi il primo viene lodato, viene glorificato, viene premiato. Ecco il premio che riceve Santo Stefano come primo martire, arrivato per primo da Gesù in cielo. Nello stesso tempo noi festeggiamo Stefano dopo il Natale perché c'è un paragone, c'è un parallelo tra Gesù e Santo Stefano. Ieri era il Natale di Cristo, modello perfetto, oggi è il Natale del cristiano, Santo Stefano, esemplare, imitatore del modello Gesù. Ieri era il Cristo che nasce in terra, sulla terra, è il Natale sulla terra. Oggi è il cristiano, il Santo Stefano, che nasce al cielo, è il Natale in cielo. Infatti la morte del cristiano, soprattutto quando è morto martire, è chiamato Dies Natalis, giorno Natale della nascita in cielo. Ecco il collegamento tra Santo Stefano e il Natale. Mettendoci davanti l'esempio di Santo Stefano, la Chiesa non vuole lasciarci nella oscurità e nell'incertezza circa il nostro rapporto, la nostra sequela con Gesù che è nato, che è venuto nel mondo. Infatti Santo Stefano c'è maestro nella fede e nell'amore che dobbiamo avere per il Signore Gesù, un maestro non solo a parole ma che diventa poi a fatti, testimone fino al martirio. Vediamo la fede di Santo Stefano in Gesù, che è una fede fortissima al punto da operare grandi prodigi e miracoli nel popolo, una fede quindi operativa di prodigi e di grazie. Gesù l'aveva detto: se avrete fede quanto un granellino di senape potrete spostare le montagne. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, imporranno le mani ai malati e questi guariranno, e tanti altri segni miracolosi. Quindi questa sua fede era come una calamita potente che attirava lo Spirito Santo su di lui, e lo Spirito attraverso di lui, nella forma dei carismi, usciva da Stefano con grazie, con doni straordinari di guarigione, di conversione, di liberazione e di miracoli. E poi l'amore di Stefano per Gesù era profondissimo, al punto di godere di speciali visioni, dei cieli aperti, delle persone divine. Era un amore quindi contemplativo. Questo suo amore era come un microscopio
preciso, lo Spirito Santo gli dava il volto di un angelo, parole piene di sapienza, di ispirazione e di verità. Come disse Paolo poi a Timoteo, tu devi annunciare la parola della verità. Così faceva Stefano. Questo santo diacono, così forte nella fede in Gesù e nell'amore per Gesù, si è trovato subito davanti a Satana, che lo ha combattuto in modo particolare, ha dovuto drammaticamente scontrarsi col demonio che agiva attraverso i persecutori e gli uccisori di Stefano. È sempre così, è il demonio che suscita le persecuzioni contro Cristo, contro i cristiani e contro la Chiesa. Il cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo, anzi è l'unica veramente oggetto di persecuzioni, e tanti cristiani, anzi milioni di cristiani nel mondo oggi sono perseguitati da vari sistemi politici, da varie religioni. Ecco, e quindi vediamo che questa è una realtà che Gesù aveva già anche predetto, abbiamo sentito nel Vangelo, per i persecutori che sono in peccato, certo non c'è tanta possibilità di salvezza se continuano a perseverare in questa loro persecuzione, ma se si fa come Saulo, come Paolo, prima era Saulo, grande persecutore, abbiamo sentito nella lettura degli Atti degli Apostoli, poi convertito è diventato il grande apostolo di Gesù e della Chiesa. Quindi le persecuzioni sono anche seme di cristiani, come si dice, anche fortificano i cristiani nel mondo e anche fanno in modo che possano davvero portare anche a conversione quelli che perseguitano il cristianesimo, che poi conoscendolo un po' meglio e un po' di più possono addirittura a convertirsi loro e diventare cristiani e a sospendere innanzitutto le persecuzioni e poi ad aderire al Signore. Nel martirio Stefano è stato un maestro e un testimone di Gesù, infatti ha imitato Gesù soprattutto da vicino, da più vicino, che è appunto nella passione e nel momento più difficile, che è appunto la persecuzione. Come ha imitato Gesù santo Stefano, ha pregato per i suoi persecutori, ha perdonato coloro che lo lapidavano e lo uccidevano, come Gesù sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ha affidato Gesù a Dio la sua anima, come Gesù sulla croce: Signore, accogli il mio spirito. Ecco, la perfetta imitazione del Signore. Allora Stefano ci vuole insegnare come vivere il Natale del cristiano, dopo aver celebrato il Natale di Cristo. Anche il nostro Natale quindi deve avere un collegamento con il suo insegnamento e con la sua testimonianza. Anche noi possiamo imparare da lui e dobbiamo imitare lui, proprio per vivere un Natale del cristiano, dopo il Natale di Cristo. E allora, ad esempio, la nostra fede in Gesù certo non arriverà mai ancora a fare i miracoli come li faceva Stefano, ma può fare tanto bene, un bene concreto, un bene pratico, preciso, fatto di opere buone, di servizio, di aiuto, di gratuità, di volontariato, di carità. È troppo facile vivere il Natale soltanto come un essere buoni. No, a Natale bisogna fare del bene. Ma certamente non deve essere solo Natale, sempre bisogna fare così ed essere così. Un cristiano non è solo una persona buona, perché sarebbe troppo poco. Deve essere una persona che fa del bene agli altri, cioè che fa qualunque cosa, perché il bene è qualcosa che si vede, che si tocca, che serve, che aiuta, che nutre, che guarisce. Questo è il bene concreto a cui ci invita la fede proprio di Stefano. E poi il nostro amore a Gesù non arriverà certo ad avere le visioni mistiche che aveva Stefano, ma deve manifestarsi negli atti di culto, nella preghiera, nell'ascolto della parola, nella liturgia, nelle pratiche della pietà e della fede. È troppo facile vivere il Natale come un vago sentimento religioso, un po' di commozione e di riflessione davanti al presepio. No, a Natale si deve celebrare la messa, a Natale si deve vivere i sacramenti, ascoltare la parola di Dio,
accostarsi alla comunione, alla confessione. Questo è Natale. C'è non solo a Natale, ma anche sempre. Questo bisogna essere così e fare così. Un cristiano non è solo un credente vago e generico, ma deve essere una persona praticante. E praticante vuol dire partecipe della vita religiosa, con gli atti di culto precisi e pubblici, come le messe, le celebrazioni, le processioni, i pellegrinaggi, le scuole della parola e tante altre iniziative propriamente religiose. E poi la nostra testimonianza di Gesù non arriverà al martirio di Santo Stefano, ma deve essere capace di gestire in modo evangelico, quindi con pazienza e perdono, le persone che ci fanno del male, le persone che ce l'hanno con noi, che gli siamo in antipatia, che ci fanno ingiustizie o dispetti, che ci sono molestie, che ci criticano, che ci perseguitano. È con queste persone che noi dobbiamo essere evangelici, pazienti e perseveranti nel perdono. È troppo facile essere cristiani con chi ci vuole bene. Bisogna esserlo anche con chi ci vuole male, sapendo sopportare, perdonare e pregare per loro come Stefano. Ma sempre deve essere questo, non solo i giorni di Natale, ma deve essere sempre per tutta la vita. Allora chiediamo aiuto a Santo Stefano per fare veramente un buon Natale. A questo perfetto imitatore di Cristo chiediamo di aiutarci in questa santità natalizia, nella sua testimonianza, con la sua fedeltà, il suo coraggio e la sua forza, che dobbiamo mettere in atto proprio come cristiani che seguono il Signore che è appena nato tra di noi e per noi.